Buongiorno, siamo tutti un po' messi alla prova da questa nuova tecnologia, no? In realtà io faccio lezioni online già da molto prima, quindi il passaggio alla cosiddetta didattica a distanza non è stato così traumatico, però capisco che per molti sia stato traumatico, ma soprattutto per molti ha iniziato a porre dei quesiti, che sono quelli che giustamente voi mi avete chiesto di mettere a fuoco e di provare a rispondere. Ovviamente, come ho detto, in questo primo incontro insieme, questa carrellata, diamo giusto degli spunti di riflessione per iniziare a mettere le persone sulla giusta via. Dopodiché ci sono due video lezioni belle dense, invece, con tutte le norme, con tutti i riferimenti, ho fatto un sacco di esempi molto concreti e molto pratici, presi dalla mia esperienza come docente, perché io oltre a fare l'avvocato ho anche attività di docenza, di formazione molto costante e molto densa, appunto anche online, come già oggi state vedendo, e quindi io stesso mi scontro con questi problemi. Io stesso mi scontro anche con la gestione dei diritti d'autore delle mie opere, perché io scrivo anche libri, appunto, presento, realizzo presentazioni slide, infografiche e via dicendo, e quindi mi pongo buona parte dei quesiti che credo molti di voi si stiano ponendo e che ho cercato di mettere a fuoco in questa presentazione. Allora, giusto una manciata di slide, ma poi vorrei lasciare il campo ad un po' di dibattito che spero nasca da questi spunti che io lancio. Allora, vediamo, ecco, non vanno avanti le slide. Sì, ok. Qua trovate i miei riferimenti, ma più che altro per YouTube, no? Perché su YouTube, oltre ai due video che ho registrato per Moodle Mood, trovate tutte le altre mie video lezioni precedenti. Alcune sono veramente molto molto dettagliate, cioè corsi interi di 4-5 ore sul diritto d'autore, quindi direi che di materiale ne avete. La stessa cosa vale per SlideShare, perché sul mio SlideShare ci sono circa 150, ad oggi forse anche quasi 160 presentazioni slide di tutti gli altri miei corsi. Iniziamo a capire di cosa ci stiamo occupando, perché spesso c'è confusione tra il diritto d'autore ed altri istituti giuridici che c'entrano o c'entrano anche un po' meno. Allora, il diritto d'autore, anche detto in dizione più anglosassone, copyright, è l'istituto giuridico che tutela le opere creative. Questa potrebbe essere la definizione da dizionario, no? Quindi è l'istituto giuridico, cioè è quell'insieme di norme che l'ordinamento giuridico prevede per la tutela della creatività, delle opere creative. Non delle invenzioni, quindi quello è il campo dei brevetti industriali, che è un'altra cosa, non dei marchi, non dei segni distintivi per i prodotti o per dei servizi, che appunto quello è il diritto dei marchi, dei segni distintivi, e quindi e nemmeno della privacy, perché la privacy si occupa di altro, come vi spiegherò in un'altra slide che arriva dopo. E quindi qua c'è un elenco delle principali tipologie di opere creative, di opere dell'ingegno, dice la nostra legge, che sono tutelate appunto con diritto d'autore. Allora, le opere letterarie, le opere musicali, le fotografie, l'arte figurativa in generale, compresa anche la grafica multimediale, il design e via dicendo, le opere d'architettura, la cinematografia, il software e le banche dati. Queste sono più o meno tutte le principali, ci sono anche le opere coreografiche e pantomimiche, ma vabbè, non le ho messe perché sono davvero un caso un po' a sé stante. Però ecco, vedete che qua ci rientra buona parte della produzione che un docente, un insegnante fa nella sua attività appunto giornaliera di predisposizione dei contenuti. No, perché un conto è essere l'insegnante forse vecchio stampo che non fa altro che adottare un libro, prendere un manuale che è stato preconfezionato e precostituito da qualche autore prima di lui, adottare questo manuale e seguirlo e utilizzarlo come strumento. E quindi quella è un'ottica abbastanza passiva, ma che credo appartenga ad un modo di fare scuola, un modo di insegnare davvero, precedente a quello che stiamo vivendo oggi. Con l'avvento del digitale, anche il docente è stato spinto a mettere in campo la sua creatività, quindi a interrogarsi, cioè innanzitutto a mettersi alla prova e dire, insomma, devo sapere, avere una padronanza anche della tecnologia che mi permette di creare contenuti, no? Quindi il software, su questo ci sono qua in questo evento relatori ben più preparati di me che hanno già detto cose interessanti, ma anche appunto tutte le questioni sulla tutela, nel senso che nel momento in cui io creo qualcosa di nuovo, di originale, mi verrà poi il dubbio di come posso tutelare
le mie opere creative da eventuali usurpatori, potremmo dire, da qualcuno che vuole spacciare per suo un'opera che ho realizzato io, un materiale didattico che ho realizzato io, un video divulgativo, un'infografica e via dicendo. Dall'altro lato, ovviamente, quando noi creiamo contenuti, creiamo una di queste cose, un'opera letteraria, un'opera musicale, delle opere di arte figurativa, di grafica, di fotografia, vogliamo sapere se possiamo pescare da quel grande oceano che sembra un po' vasto e infinito, che è internet, dove troviamo tutto, sempre quasi gratuito, quasi sicuramente in buona parte gratuitamente e a volte anche liberamente, nel senso che libero nel senso di libero dal punto di vista del diritto, no? Del copyright. E adesso andremo a vedere invece quali sono le vere distinzioni che bisogna fare. Ecco, l'altra precisazione che volevo fare è appunto questa, cioè spesso c'è confusione tra copyright e privacy perché sono due istituti giuridici che vengono molto citati in questi ultimi anni, no? Cioè, solamente 2 anni fa abbiamo avuto la rivoluzione del cosiddetto GDPR e che quindi ci ha inondato la casella email di avvisi che ci comunicavano l'aggiornamento della privacy policy di siti a cui eravamo iscritti da 10 anni di cui ci eravamo addirittura dimenticati, no? Questo perché è arrivata una norma che ha modificato non poco, un testo normativo che ha modificato non poco le regole sulla privacy, quindi abbiamo dovuto aggiornare, chi gestiva dati personali ha dovuto aggiornare le policy, no? Però privacy e policy, scusate, copyright e privacy fanno due lavori diversi. Allora, il copyright si occupa delle opere creative, l'abbiamo detto, cioè tutela la creatività. Tutela quindi cose che sono già per loro natura destinate a essere pubblicate e diffuse. Okay, cioè un cantante, un musicista, oppure un poeta, oppure un formatore, ecco, oppure un autore di software, crea la sua opera sempre nella speranza che la sua opera venga il più possibile utilizzata e diffusa in modo tale che lui, grazie al copyright, possa remunerarsi sui vari utilizzi che vengono fatti, sulle copie diffuse. La privacy va in una direzione in realtà opposta, cioè la privacy serve a tenere riservate delle informazioni che sono legate alla sfera personale, alla sfera della privatezza, no? Ecco, privacy. E quindi capite che siamo su due piani diversi. Questo evento parlava di realizzazione di materiali didattici e quindi io ho spinto affinché il focus fosse chiaramente verso il diritto d'autore, perché credo che sia questa davvero l'esigenza che vogliamo approfondire, anche perché per la privacy. Se siamo nell'ambito ad esempio, di una scuola pubblica, probabilmente il problema deve essere gestito più a monte, non tanto dal docente che realizza il materiale, ma da ad esempio la dirigenza della scuola che deve adottare una policy per gestire correttamente i dati personali che vengono raccolti, non so, i dati personali degli studenti, i dati personali dei docenti, i dati personali dei genitori, via dicendo, di tutte le persone che collaborano all'attività didattica. Ecco, quando parliamo di diritto d'autore, quindi io uso sempre questa slide un po' come introduzione, faccio questa domanda, cioè, ma chiedo, ma voi davvero da che parte vi sentite di questi due grandi mondi, no? Perché come vedete abbiamo da un lato il punto di vista, potremmo dire, il punto di vista del titolare dei diritti sull'opera e dall'altro il punto di vista dell'utilizzatore delle opere, cioè da un lato colui che è interessato a sapere cosa può fare, quali sono gli strumenti che la legge gli riserva per tutelare il più possibile la sua creatività, ma dall'altro lato c'è tutto il resto del mondo, cioè tutti gli utilizzatori che vogliono arrivare sulla sua pagina web o sul suo contenuto per poterlo prendere e riutilizzare. Quindi e vogliono sapere quali sono i limiti entro cui loro possono prendere e riutilizzare le cose create da altri. E questo è esattamente il focus dei due interventi che mi sono stati chiesti per l'evento di oggi, no? Quelli che vi ho detto che sono stati registrati. Uno ha un focus chiaramente sulla tutela, che è il lato arancione, l'altro ha un focus sul riutilizzo, ok? Ma come ho detto in quei video, io confido che li guardiate tutti e due, e anche secondo quest'ordine, perché per essere utilizzatori che agiscono correttamente, dobbiamo conoscere anche il piano della titolarità dei diritti, cioè dobbiamo sapere a chi dobbiamo chiedere il permesso se prendiamo qualcosa, dobbiamo sapere quali sono i diritti che entrano in gioco e a chi appartengono questi diritti, chi sono i titolari di questi diritti. Quindi per avere un quadro completo noi dobbiamo possibilmente guardare la materia
da entrambe le ottiche, da entrambi i punti di vista che sono rappresentati in questa grafica un po' spartanotta, un po' banalotta, che io però utilizzo spesso perché insomma è abbastanza efficace. E quindi adesso iniziamo a vedere alcuni principi di fondo, e questo è il principio che sicuramente alcuni di voi troveranno rivoluzionario, troveranno particolarmente interessante, e che è in realtà foriero di grandi leggende metropolitane nel settore. Cioè, molti pensano che il diritto d'autore si acquisisca attraverso qualche processo particolare di registrazione dell'opera, deposito dell'opera da qualche parte, no? Presso, non so, alcuni dicono presso la SIAE, altri dicono presso il notaio, oppure devo protocollare, o devo mandarmi una raccomandata che ho ricevuto di ritorno. Se non faccio una di queste cose, non ho il diritto d'autore. E quindi molti pensano, molti anche di voi, cioè di persone che creano contenuti costantemente per la loro attività, pensano di non avere davvero un diritto d'autore sulle loro opere. E in realtà non è vero, non è così. In realtà la legge stabilisce che comunque avete un diritto d'autore nel momento in cui create l'opera. Cioè, il diritto d'autore, al contrario del brevetto e del marchio, che hanno, appunto, fanno un giro diverso, il diritto d'autore è un istituto giuridico che si attiva, diremmo, automaticamente. Quindi, nel momento in cui vedete articolo 6 della legge sul diritto d'autore, che è la legge con cui prenderete confidenza quando guarderete il primo dei due video seminari, il titolo dice che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Quindi è la creazione dell'opera a generare il diritto. Punto. Poi è chiaro, possiamo avere l'esigenza di avere una prova solida di questa nostra creazione, del fatto che questa creazione sia nostra. Allora è diverso, ma non è che non abbiamo il diritto, che nel momento che prima non l'avevamo. No, quindi fare un deposito, avere una data certa su un'opera sono sicuramente degli strumenti utili per dimostrare l'anteriorità, cioè dimostrare che io avevo una copia di quell'opera prima di chiunque altro e quindi sono l'autore, no? Per una questione anche logica. Ma non è che il diritto nasce con quella registrazione, il diritto nasce con la semplice creazione. Quindi vi invito a riflettere su questo passaggio logico che potrebbe rivoluzionare molto e ci fa capire perché abbiamo bisogno di licenze libere quando vogliamo diffondere liberamente un'opera. Adesso invertite poi un po' il punto di vista, no? Cioè, perché servono le licenze Creative Commons? Che sono queste cose qua evidenziate a destra dal simbolino, in basso a destra, simbolino CC. Perché in realtà, in mancanza di una licenza che ci dice puoi utilizzare liberamente questa foto, questa slide, noi in teoria dovremmo comportarci per prudenza come qualcosa, come se quel qualcosa, quell'opera fosse tutelata, perché tendenzialmente lo sarà. Ok? Perché la regola è che il diritto d'autore scatta automaticamente, quindi qualsiasi cosa che non ho creato io è creata da qualcun altro e quindi salvo particolari situazioni di eccezione che vi posso mostrare, che vi mostro appunto nel secondo seminario registrato. Quell'opera è tutelata da almeno qualche diritto, da qualcuno avrà un diritto d'autore, ok? E quindi la prudenza mi suggerisce di chiedere prima il permesso, prima di utilizzarla. Ed è esattamente il concetto che viene espresso in questa slide. Copyright è un concetto closed by default, cioè il diritto d'autore parte come chiuso per definizione, cioè un sistema che cerca di proteggere automaticamente e by default le opere. Se voglio aprirle, devo appunto aprirle con qualcosa che le rende aperte, le rende open. Ecco il senso delle licenze Creative Commons. Ovviamente, per fortuna, il legislatore ha pensato al copyright come a un istituto giuridico non eterno, ma che ha una durata, limitata nel tempo. In realtà, limitata fino a un certo punto, perché ancora un po' che lo allungano. Diventa una cosa davvero quasi eterna, nel senso che adesso siamo arrivati a 70 anni dalla morte dell'autore, il che vuol dire che un'opera è tutelata per tutta la durata della vita dell'autore più altri 70 anni dopo la morte. Quindi affinché un'opera cada in pubblico dominio, come si dice, devo aspettare tutto quel tempo. Quindi un giovane autore, no? Un ragazzo di 18-19 anni che scrive un brano musicale molto importante, molto bello, che poi ha anche successo, avrà una tutela che dura fino alla fine dei suoi anni, quindi magari campa fino a 95 anni, più altri 70. E se facciamo la somma viene fuori quasi un secolo e mezzo di copyright. Quindi il copyright è già di per sé molto lunga come tutela. Però
Però vabbè, per fortuna a un certo punto finisce, quindi noi ogni anno abbiamo una serie di autori di letteratura, di pittura, di cinematografia che cadono in pubblico dominio, cioè i cui diritti scadono e quindi le loro opere diventano di libero utilizzo. Inoltre, e poi chiudo, cioè chiudo questo concetto, abbiamo delle eccezioni già previste dalla legge, cioè la legge ha già pensato che questa situazione fosse troppo rigida, cioè questo bianco-nero, questo o tutto tutelato o tutto non tutelato perché è in pubblico dominio, allora ha pensato a delle aree, diciamo, aree franche in cui il diritto d'autore viene un attimo ammorbidito e smussato a favore di altri interessi da tutelare. Tra questi c'è proprio la libertà di insegnamento, la libertà di fare divulgazione scientifica, che troviamo negli articoli, questi qua che vedete in questa gamba della slide. Gli articoli 65 seguenti alla legge sul diritto d'autore sono proprio le cosiddette eccezioni al diritto d'autore, cioè casi in cui il diritto d'autore si fa un attimo da parte in virtù di un'altra esigenza. Tra queste c'è una norma che appunto prevede che i portatori di particolari handicap, ad esempio, possano fare degli utilizzi delle opere particolari legate al loro handicap senza dover chiedere il permesso al titolare dei diritti. Lo dico perché prima si è parlato di accessibilità ed è un tema assolutamente interessante. Avevo fatto un video seminario questa primavera con il buon Andrea Mangiatore, abbiamo parlato proprio di quello, della trasformazione dei testi per necessità di inclusività, no? Di accessibilità da parte di soggetti deboli. Quindi questa è un po' la mappa orientativa di tutto quello che vi racconterò poi nei due seminari registrati e spero che vi serva proprio per capire meglio dove ci stiamo muovendo. E poi ho preparato una serie di leggende metropolitane per farvi capire, per iniziare a sgombrare il campo, poi vediamo che ore sono, ok, se abbiamo ancora 10 minuti va bene. Allora, la prima leggenda metropolitana, no? Per rispettare il copyright basta citare correttamente la fonte. Questo è un grande classico. Cioè, si pensa che il copyright sia solo si risolva nell'aspetto puramente morale, intellettuale, no? Del riconoscimento all'autore. Vabbè, ma io l'ho citato, allora posso fare tutto, e no. Sarebbe troppo bello, nel senso che in realtà l'autore ha dei diritti di utilizzo anche, non semplicemente dei diritti morali a essere citato. Quindi, purtroppo non è così. È vero solo in alcuni casi che devono essere indicati specificamente dalla legge, quelle famose eccezioni che vi ho detto prima. Ci sono alcuni casi in cui in effetti posso non chiedere il permesso e limitarmi a fare quello che voglio fare o riutilizzare e citare da dove ho preso, però appunto sono casi molto ristretti che dovete andare a riscoprire in quegli articoli che vi ho segnalato. La seconda leggenda metropolitana è questa: se un contenuto si trova liberamente su internet, allora è liberamente riutilizzabile senza restrizione di copyright. Cioè, internet vista come appunto come grande archivio da cui si può pescare liberamente, perché tanto se qualcosa è stato messo su internet, allora è di tutti. Piccolo problema che se qualcosa è stato messo su internet, può essere che non sia stato messo da chi lo voleva mettere davvero su internet, ma da qualcun altro che l'ha preso e a sua volta ha violato il diritto d'autore. Quindi noi ci stiamo inserendo in un meccanismo patologico per cui il titolare dei diritti è stato violato una prima volta, si è trovato il suo contenuto online, noi andiamo a prenderlo da lì e lo replichiamo ulteriormente e quindi stiamo violando sulla violazione, potremmo dire. E poi comunque anche quando siamo su internet non è vero che non c'è il copyright, è semplicemente che noi ci dimentichiamo di andare a controllare. Cioè, in fondo nei vari siti web andiamo a cercare, c'è sempre una notazione che ci dice copyright 2018. Poi sì, purtroppo queste annotazioni a volte sono generiche, non sono scritte chiare, non si capisce se si riferiscono solo ai testi o anche alle foto, anche ai video, via dicendo. Però, ripeto, vale la regola principale, cioè che tendenzialmente c'è un copyright e quindi io mi devo comportare come se ci fosse. E quindi appunto spiego che non è così, su internet valgono le stesse regole e comunque quasi sempre nei siti web ci sono chiari termini d'uso che spiegano in quali limiti si possono utilizzare i contenuti. La terza azienda metropolitana, ne ho 5 totali, quindi siamo verso la fine. La terza azienda metropolitana è questa. Se
Se un autore non ha registrato il copyright della sua opera, allora non ha alcuna tutela su di essa. L'abbiamo già spiegato, non credo che ci sia bisogno di continuare a ripeterlo, però il diritto d'autore scatta con una sorta di automatismo, con la semplice creazione dell'opera. Ovviamente la creazione deve essere vera, ci deve essere un vero carattere creativo. Io non posso semplicemente creare qualcosa copiando la cosa fatta da un altro, l'opera fatta da un altro e poi dire l'ho fatta io. Ok? Ci vuole una novità, un minimo di novità e di attività creativa reale. Quarta leggenda metropolitana: se non ci guadagno, allora posso fare qualsiasi utilizzo di un'opera senza chiedere il permesso al titolare del copyright. No? Vabbè, ma tanto, vabbè, non ci ho guadagnato nulla. Il problema, sì, allora sicuramente se non ci guadagnate nulla è più facile in una eventuale causa o causa civile contro di voi dimostrare che il danno che voi avete creato non era poi così grave e che non c'era questa grande malafede, ma non è che funziona, che non basta come giustificazione, perché se tutti ragionassero così, tanto non ci guadagno, però alla fine nessuno dei titolari dei diritti potrebbe avere una fonte di remunerazione. Ma invece il diritto d'autore, il copyright, nella sua parte patrimoniale, cioè non di diritti morali ma di diritti di carattere economico, ha proprio quella funzione, cioè quello di riservare agli autori una forma di remunerazione grazie alle loro opere. E quindi non si può ragionare, non si può semplificare la questione in questo modo. Quindi rispondo dicendo che qualsiasi utilizzo è coperto dal copyright, non solo quello che genera un guadagno. Al massimo posso sfruttare una delle cosiddette eccezioni al diritto d'autore, che sono quelle che solite che vi ho citato prima, indicate dalla legge. Ovvio, se c'è una mancanza di guadagno, si riduce l'eventuale richiesta di un risarcimento del danno. Si riesce magari a dimostrare che insomma non c'era malafede, quindi ci si scusa, si rimuove il contenuto e si promette di non farlo più, e magari la questione finisce lì. Però non è garanzia che non ci siano delle sanzioni, non ci siano delle conseguenze giuridiche. E ultima leggenda metropolitana, ce ne sarebbero 50 di slide con leggende metropolitane perché io ne sento continuamente, però queste sono le principali, quelle che riguardano più che altro l'attività didattica. Allora, questa riguarda le licenze Creative Commons. Le licenze Creative Commons sono strumenti per tutelare maggiormente le opere. No, non ne posso più di sentire questa cosa. Il mio primo libro sulle Creative Commons è uscito nel 2005, ciononostante ancora oggi, cioè, libro, ma poi sono usciti un sacco di video divulgativi, un sacco di siti web che spiegano benissimo le Creative Commons, non fatti da me, ma da tutti, da un sacco di soggetti, di associazioni culturali che si occupano di divulgazione. Ciononostante, c'è un po', passa sempre no? Rimane questo sottofondo di equivoco per cui la licenza è una forma di tutela. Ma la licenza Creative Commons non è una forma di tutela per il semplice fatto che è una licenza che per definizione è open. Le licenze Creative Commons aprono a nuovi, a, liberano gli utilizzi dell'opera. E quindi, paradossalmente, se io voglio andare nella direzione della tutela, la cosa migliore che posso fare è non mettere una licenza, non mettere nulla, perché così ricado nel by default che abbiamo visto prima, nel copyright by default. Se metto una licenza Creative Commons, non mi sto tutelando di più, mi sto tutelando di meno. Sto semplicemente sottolineando che mi devono citare secondo la cosiddetta attribution che prevedono le Creative Commons, ma sto liberando tutta una serie di utilizzi senza, cioè perdendone poi il controllo. Quindi, se applicate una licenza Creative Commons ai vostri contenuti pensando di tutelarvi, allora lasciate perdere. Le licenze Creative Commons hanno sicuramente un nobile obiettivo e hanno rivoluzionato l'approccio al copyright negli ultimi 15-20 anni, ma non sono certo degli strumenti di tutela. Anche perché, Allora, scusate, faccio giusto una notazione per coloro che hanno studi classici alle spalle, no? Licenza deriva da licere latino, deriva da un verbo che vuol dire autorizzare, vuol dire consentire. E quindi è chiaro che non può essere una fonte di tutela in sé. Ok? Simone, io Basta, ho finito. ringrazio per il tuo intervento e abbiamo già due domande per te. La Ok. prima. Se di un'opera non si conosce l'autore, perché di fatto non si tratta di un'opera ben identificabile con un autore, immagina un canto tradizionale orale, come ci si comporta in questi casi con il video pubblico o l'utilizzo di questa opera all'interno di una lezione? Beh, allora, Per se è un quanto riguarda canto. le lezioni, già ci hai parlato all'interno di uno dei tuoi video delle varie eccezioni che ci sono. Dicci qualcosa in pillola, così poi passiamo alla seconda domanda. Ma allora,
Questo esempio qua a me farebbe pensare a un'opera addirittura di pubblico dominio, cioè se è un canto popolare e che quindi risale anche a un bel po' di anni fa e non c'è un vero autore, è un canto che è a tutti gli effetti pubblico dominio. È difficile, nel senso bisogna vedere caso per caso, cioè adesso non voglio far venire speranze che poi portano ad una sanzione, per questo che io sono sempre molto delicato nel rispondere a casi così senza poi analizzare il caso. Io sono un avvocato, quindi in questi casi chiederei di valutare bene, di conoscere bene qual è la situazione, però da come è stata posta la domanda mi sembra che, non so, se parliamo, non so, quel mazzo lì di fiori, boh, a parte che forse no, quel mazzo lì di fiori si riesce a ricondurre a un autore, però ecco, c'era un caso che vi lascio da cercare voi sulla rete, ci sono articoli che spiegano, che era Happy Birthday, la canzoncina Happy Birthday, era stata utilizzata da molti, poi qualche casa editrice musicale ha iniziato a mandare lettere di diffida sostenendo di avere un diritto, di avere un'esclusiva. Poi sono andati di fronte al giudice, parliamo di un giudice americano in California, per dimostrare che in realtà quell'opera era caduta in pubblico dominio, ormai faceva parte del patrimonio dell'umanità e tutti potevano utilizzarla. Piccola chiosa, può dipendere dallo sviluppo che ne è stata fatta, quindi dall'interpretazione che ne è Ah stata beh, fatta? no, allora, quello è tutto un altro discorso, nel senso che Ok. se poi c'è una rielaborazione, un arrangiamento creativo, quello diventa un'opera a sé stante, quindi anche il brano di musica popolare, se ha un arrangiamento, una reinterpretazione particolare, che quindi aggiungono uno strato di creatività sopra diciamo, il modello Sopra la originale, tradizione ripartiamo con il copyright. sì, cioè quello che ha fatto la versione reinterpretata, il riarrangiamento, ha un copyright sull'arrangiamento, però non è che può vietare a tutti gli altri di riutilizzare quel brano, però può vietare di utilizzare la sua versione, quello sì. Altra domanda. Se nei miei corsi io non uso un video o qualcosa, ma semplicemente lo integro, metto l'embed del Sì, code. avrei sì, ottima domanda, avrei dovuto dirlo. Il link, questa domanda che arriva sempre, mi devo ricordare di mettere una slide. Il link non tocca il copyright, il link è un link. Cioè, il link è un'indicazione che dice questo contenuto lo trovate là, lo trovate in questo indirizzo. Stessa cosa l'embed. Stavo arrivando, l'embed viene classificato come, scusate, deep link, no? Cioè è un link più profondo che va direttamente sul contenuto e lo fa comparire come se fosse nella nostra pagina web, ma in realtà non è davvero lì, è solo un'illusione. E infatti cosa succede? Che se dalla fonte originaria scompare il video, scompare anche sulla nostra pagina. Quindi l'embed in sé non tocca il copyright. Ci sono teorie contrastanti, cioè ci sono alcuni giuristi un po' conservatori che sostengono che l'embed vada in qualche modo a toccare il copyright, però se parliamo ad esempio di YouTube cioè, ci concede l'embed già dai termini d'uso. E infatti se un utente di YouTube non vuole autorizzare l'embed, ha un tastino per disabilitarlo l'embed. Quindi se YouTube ci consente di fare l'embed, io non avrei particolari problemi e preoccupazioni. Prego. Perfetto, ultima domanda, rapidissima. Parliamo dell'articolo 70. Sì? Possiamo considerare una piattaforma come Moodle, in cui l'accesso è riservato solo agli studenti di una scuola o alle matricole di un'università, come una classe fisica chiusa? Sì. Cioè il famoso articolo 70, ad esempio il comma 1 bis, no? Esatto. Quello che dice che possiamo riprodurre immagini e muse che a bassa risoluzione o degradate solo se a scopo didattico o scientifico, no? È chiaro che se io apro una pagina Facebook e dico ma io sono un professore di scuola e faccio la mia attività sulla pagina Facebook, non funziona perché su Facebook vengono i miei studenti, ma può venire anche chiunque se è una pagina Facebook. Se invece utilizzo uno strumento dedicato all'attività didattica, come può essere Google Classroom o Moodle o una piattaforma fatta a fare ad hoc dalla scuola o dall'università per fare attività e l'accesso è controllato e ci sono solo gli studenti, io
indubbiamente quella è un'attività didattica senza scopo di lucro e che quindi rientra nei canoni richiesti dell'articolo 70, sì. Allora, ovviamente questi sono temi che richiederebbero ore e molte più domande. Noi ti ringraziamo per i tuoi video e per l'intervento di oggi. Vi Diciamo aspetto, avevo che lasciato i miei canali social, chi volesse rimanere in contatto, ci sono i canali, ok. credo che diversi membri Mi dell'Associazione segua. Perfetto. Italiana ti seguiranno.